Bene ragazzi, nell'episodio precedente avevamo cominciato la sfida con Musus. Finalmente abbiamo imparato l'incantesimo più utile per esplorare. Allora qui un libro di salvataggio, ma... Oh no, sono costretto a prenderlo perché poi mi si chiudono i blocchi. Vabbè, dobbiamo prenderlo, che palle. Volevo evitarlo perché qui ora c'è davvero da fare un casino madornale assurdo. Ah, no, non mi si chiudevano le cose. Ah no, sì, si chiudono e come invece. Allora, qui c'è un segreto. Per prenderlo dovete eliminare tutti e tre gli imp. Per eliminarli dobbiamo stordirli. Ecco, questa è una tana di imp. Sono un po' diverse da quelle degli gnomi, un po' più oscure. Allora, gli imp si risvegliano dopo pochissimo tempo, quindi dovete essere velocissimi per lanciarli nella tana. Dov'è adesso? Eccolo qui. Madonnina. Prendilo, Harry Coglione Potter! Vai, madonna, guardate, avete giusto, mi sembra, 5 secondi di tempo per prenderli. Allora, ora che abbiamo eliminato i tre imp, lassù si è aperta una gargoyle. Una gargoyle Lumos. Allora, qui però dobbiamo spingere un altro po' questo. Vai. Allora, prima si deve andare qui. Ecco, perché la gargoyle Lumos adesso illumina il muro del quale c'erano sorvegliati dagli imp e c'è... un segreto con una figurina di bronzo. Vai, perfetto. Adesso non ci resta che proseguire. Gommosus. Ok, Gommosus di qua e si prende la stella della sfida. Questa è obbligatoria perché sennò non sa per il passaggio avanti. Vai, che cazzo. Dai. A questo punto credo lo dovremmo ripetere ora non so quante volte perché guardate io qua ci morivo un sacco. Ora è difficile e libri di salvataggio zero. Allora, riflettiamo un attimo perché qui davvero guardate, Occhio a non cadere di sotto. Allora, qui arrivano quattro granchi di fuoco adesso. Allora, veloci. Veloci perché guardate qui. Dai, ecco fatto. Forza. No! Ma Harry, lancia il flipendo, idiota! Però se non ti fai colpire, scemonito. Dai, allora qui davvero guardate, madonna a sto punto guardate una roba, oh ecco, il fossato era solo un'illusione, in realtà, no aspettate, il fossato non è un'illusione, come ci arrivo? Non me lo ricordo più, ozzarola, ma devo per forza fare, ecco sì, così, ah no, non era sì, era un'illusione, era un muro inclinato, vabbè. Abbiamo preso il segreto, se non altro. Ora non possiamo neanche cadere di sotto. Figurina d'argento. Ah, questa è quella che tenta di far abbattere i folletti della Cornovaglia perché l'hanno torturata durante una vacanza. Ma i folletti della Cornovaglia si sa come sono. Allora, via. Ora possiamo fare quello che si deve fare nella sfida. Allora, con Gommosus dobbiamo attraversare le travi e colpire con il flipendo questi simbolini qua. Ok, trave dopo trave e si raggiunge una stella della sfida, che è la... la quinta. Andiamo, vai! Un libro di salvataggio, porfa, please. Allora, questa sfida ha 16 segreti! Ragazzi, io non ne trovo neanche la metà e beviamo una pozione intanto perché sennò la vedo dura. Cioè, io non so bene dove siano tutti questi 16 segreti da... Oh! Questo non lo sapevo! Questo non lo sapevo! Un segreto scoperto in diretta, ragazzi! Ah! E anche una figurina d'argento! Bono! Eppure sti quadri mi erano sospetti, infatti io li colpivo tutti spesso. No, ragazzi, incredibile, abbiamo scoperto un segreto in diretta, grande! E lì cosa c'è? Cosa c'è qui? Ma niente. Sotto forse no, mi sembrava un punto ideale per un tappetino Gommosus. Allora, qui c'è, ecco, un segreto. Allora andiamo. Lumos che illumina un tappetino Gommosus là sopra. Voglio provare però a fare ritorno a quella stanza. No, non illumina niente. Va bene, allora torniamo indietro. Sì, ora c'ho la foga del segreto scoperto in diretta. Andiamo, qui cosa c'è? Ecco, un tappetino Gommosus. E qui sopra, cosa c'è qui sopra? Ma nulla, c'è solo... Ah, guardate, lì c'è una fessura. Questo vuol dire segretucolo. Ah, muco di vermicoli.
Sì, vabbè, cali di sotto però, che palle. Madonna, levati di torno tu, folletto deficiente. Ah, una stella della sfida! No! Vai, meno male. Allora, beh, adesso non ci resta che andare avanti, dato che abbiamo preso sto segreto. Occhio, questo fa rimbalzare dalla parte opposta. Va bene, adesso bisogna usare gommoso, flipendo. Dopo, con tutte queste magie un po' mi confondo. Vai. E altra stella della sfida. Quanto stiamo? 5 minuti, no dai, ci si può fare ancora tanto. No, non volevo bere la pozione, sì, perché bere la pozione è anche Q. Guardate ragazzi, è dove abbiamo iniziato, infatti si sta andando sempre più in alto. Allora, andiamo. Oh, occhio, un granchio di fuoco gigante. Questo bisogna solo stordirlo, andiamo. No. Risali, cazzo, dai. Perfetto, dai. E oh, qui ci sono diversi passaggi segreti. Sì, ma qui non c'è niente. No, infatti, non c'è assolutamente niente. No, qui è dai, occhio che lì c'è il granchione di fuoco grosso. No, è ancora stordito bene. Sorpassiamolo finché si può. Grande. Qui c'è uno scrignetto con delle gelatine. Prendi la stella della sfida, vai, 2100 secondi. Eh? Allora, ho detto, cazzo. Ah, restano due stelle della sfida, sì. Oh, qui c'è un segreto. Quel gufo là si può colpire con Alomora quando è abbastanza vicino. Ve lo posso garantire. È un segreto che l'ho scoperto la settimana scorsa, cioè qualche settimana fa, quando ci avevo giocato per conto mio l'ultima volta. Allora, dov'è quel gufetto? Io mi ricordo che si può colpire con Alomora. Eccolo lì. Vai, Alomora sul gufetto e si apre un passaggetto segreto. Ora però, c'è diverse cose da fare. Prima di andare lassù, sì, c'è un altro segreto qui da prendere, me lo ricordo bene. Allora, dai, 16 segreti. Questo è l'uomo con più segreti, cazzo, ce ne sono ancora 10. Ciao. E poi hai pochi secondi per esplorartela sta roba. Allora, non cadere di sotto, Harry, guarda, mi fa incazzare. Sono... Ecco qua, Lumos illumina dei gradini invisibili che ci stavano qui. Vai. No! Maledetto, si era bloccato! Sto maledetto! Vai. Allora, vai, perfetto. Gommosus, vai. E un altro segreto. No. Figurina d'argento. Oh! Un'altra chiave, la terza! Questo vuol dire che abbiamo raggiunto quota 30 figurine d'argento. Vai. Quelle da acquistare saranno 10 per il momento, ma saranno conto che saranno molte... No! Stupidi! Madonna, stupidi cose, vogliono giocare a palleggiarsi Harry Potter, Dio santo. E io intanto ho perso secondi preziosi per la sfida. Ale! Ma che bello, vai, dai, 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 cazzo, che è perfetto, vai. Andiamo avanti, sta avvenendo benissimo sta sfida, ragazzi. Qui non c'è niente, qui niente, ma 16 segreti, ce la vedo davvero dura, eh. Qui. Oh, eccoci. Veniamo assaliti da ragni. Forza. Flipendo qui, flipendo di là e torniamo su. Ah, ecco, ora si sono aperti i pass... Guardate, si sono aperte le cose. Lumos, sì, però Lumos cosa avrà illuminato? Ecco, un passaggetto qui, vai, altro segreto. E siamo a 6-8, la metà! Mato. Questi folletti intanto devono imparare un po' più a farsi i cazzi propri, eh? Ok, qui bisogna andare da questa parte, queste pareti niente, corteccio dell'albero rigenerante niente, quelle non sento a sfamare. Allora, dai! Atterrate qui! Sì, scenderemo in basso e ci sarà un tappeto gommosus. Prima però di usare il tappeto gommosus... no, qui non ci casco, ecco. Oh, figurina di bronzo, vai. Oh, questo era un altro segreto, ma aveva solo 4 gelatine, ok. Forza, gommosus... No, dobbiamo fare il gommosus, sì. Prima ho detto aspettate perché c'era da prendere il segreto. Attenzione che qui arriva Pix. Vai. Ok, abbassiamo quel ponte per poter arrivare a quella stella della sfida. Niente, va anche sotto al pavimento. Come faccio a colpirlo se va sotto il pavimento, però? Ah, granchio di fuoco! Veloci, via! Eh? E quello cos'era?
Scusate, ma mi sembrava qualcosa di... che potesse essere un potenziale segreto. Questi quarrettini qua possono essere sempre potenziali segreti, ma... in questo caso non lo sono. Andiamo. Ah, sì, siamo dove eravamo prima. Ecco qua, vai. Penultima stella della sfida. E libro di salvataggio. A quanto stiamo, ragazzi? 10 minuti. Non penso che riusciremo a fare tutto in... Oddio, qui è complicatissimo. Ecco, perché io salto sempre... salto sempre quando... Oh, ma qualunque tempistica scelgo io, se è sempre quella sbagliata. Ma Dio santissimo. E quando dovrei saltare? Cioè, ancora, guardate. Io veramente, cioè, passo quando sono bassi, è bloccato. Passo quando sono alti, bloccato. Bloccato, bloccato, bloccato. Bloccato in qualunque cosa, però. Ancora, cioè, salto subito, niente. Salto dopo, niente. Aspetto un po', niente. Madonna, a questo punto mi ha fatto proprio sempre incazzare. Io cosa devo fare qui? Ma che cazzo devo fare per poter passare, madonna? Stavolta ho vinto io, caro stronzo merda. Aspetta, qui guardate. Qui, ecco, flipendo. Si abbassa un tappetino gommosus. E qui c'è un segreto, ed è il decimo segreto. Figurina di bronzo, vai. No, madonna, che coglione che sei però. Qui, niente, qui... niente, dai, ci resta che finire la sfida a questo punto. Ebbene ragazzi, sfida Gommosus completata, dai. Quanto stiamo? Ah, 11 minuti, no, ce l'abbiamo fatta. Avevo paura di non farcela per via di quel punto lì con i cosi di metallo. Madonna, quanti tentativi sprecati. Tempistica del cazzo proprio. Oh, 150 punti, grande, abbiamo sorpassato sempre verde. Ultima cerimonia settimanale dei punti delle case. Ale. Bene ragazzi, per questo episodio è tutto. Aspettate, ci fermiamo qua davanti. Ecco qua. Noi ci fermiamo qui e ci rivediamo alla prossima. Aspettate, quant'è il punteggio? Ah, sempre verde, ti ho battuto. Quindi ragazzi, per questo episodio è tutto. Noi ci vediamo alla prossima con l'ultima visita alla sala bonus della ricompensa. Ciao.